Speriamo che presto presto pure mia figlia fa un bello bambino come quello. Fatemi entrare. Detto che la signora non ci sa. Non ci sta. Ho capito, ma... Scusate che vi si mette a fare la corte a mia figlia, ma se la cinta in mano la già spuzza il coscio, e poi voglio vedere come può fare una roba a fare il giardino. Chi mi desidera? Questo animale, questo signore qua. Prego, accomodatevi. Così da non chiedere un po' di ceramella. Ma la devo aspettare. Mi viene la ceramella, ma che se la messa siamo voi. Sentite, sono tutto con una capuzzella, lo fate il bottino a capuzzella. E abita la via Santa Maria ogni bene, numero 21. Dici dall'umanità vostra che la mia si sputtende il figliolo per bene che si fanno i pantaloni. Ma che è a mia figlia, io! Ma il paura che si sapeva come si è permesso di dire che non era sposato. Limbo! Ehi, addirittura sa voleva pure sposare. Ma faccia mia! Mi si sapeva che si è fatta cosa che... Sì, signora, sì, voi l'avete fatta, perché se no facete voi, o facci. Io scippo, lo chiamo! Voi, che aspettate che mi spieghi tutta la crescita minuto per minuto come è andata. Due giorni, due compagni di mia figlia, si è innamorato, loro decisero di andare al teatro, eh? Adesso volete portare un posto pure a mia figlia Bettina. Dopo il teatro, Don Sarnese fa una pizza e nella trattoria incontra un acchino bello mobile romanito, non c'è per nulla. Che senta amiche dei tuoi innamorati, qui questa invitate a se fare una pizza. All'anima la pizza, sa che fai come può che se pavette 3 litri. Ma cosa dite? Mio marito non beve. Sì, sì. A casa, fuori, bevo, mangio, fumo Comunque, dopo mangiato, il ruolo di tu sai, te ne viene innamorato loro sotto il braccio, e il vostro marito si vede mia figlia sotto il braccio, e durante la strada lo facette la dichiarazione amorosa, il braccio per noi. E addirittura mi promise che il giorno dopo sarebbe venuto a casa mia a combinare il matrimonio. Ma voi avete capito il matrimonio? Ma ora non stiamo per una signora. Signora, non può correre un amico più bello, il braccio per noi. Io mi conoscete? Come? Chi sono? Io sono il capuzzello, sto parlando a me su. E allora è mai rimasto che non mi ricordo niente di ciò. No, ecco, non è venuto di ciò. Ma mai ci capite pure perché non è venuto, non è più sul schermo, non è andato all'armadio. Comunque, quando va a portare lungo, mia figlia, per avere un chiarimento, ha scritto una lettera e non ha avuto risposta. Due lettere, non è meno, cinque lettere, finalmente è arrivata la risposta. Signore, io mi sono buttato la lettera a presto, vedete? Non voglio sbagliare manca una virgola. No, ma voglio vedere, manca una parola! Hai dibattuto troppo forte, ci pensi il farò. Ah, sì, scusate, signorina Capozzelli, io sono una persona per bene, non mi posso compromettere con una donna della vostra qualità. Sono un uomo sposato, perciò non vi scocciate più con le vostre lettere, non vi permettete di venire a casa mia, altrimenti ricorra alla questura. Il madre, Olivore Ciaramè, vieni a Capo, numero 72. Signore, avete capito? Ricordate questo. Non mi posso compromettere con una donna della nostra qualità. Ma perché l'avete pigliata mia figlia? Signore, voi l'avete davanti, perché se non lo facete voi, avrei, lo sono attrezzato. Io faccio un solo su, io me ne faccio carne macinata, io ne faccio polpetti, io rompo bocca e cane, signore. Capuzzi, calmato, ma prima che ho potuto... Ma poi io non ho capito, ma che se vite, signor Capuzzi, lì la sera stiamo ubriati. Non sapevo che lo diceva, perdonate, io l'avessi pure perdonato. Ma scrivermi una lettera in questa maniera, ma quanto sei tutto sempre andato, signore? Ma quando avuto tutto? E quando avuto adesso? Ah, quando è mia figlia si inviuta pure. Ma non è mio cocciato, oh, mamma mia! Voi non lo sapete, quello si permette anche di fare il geloso. Ah, sì? Sì, come no? Ma scuola, resta, non è bene! Ma calma, non mi faccio, 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 non mi
Scusate, tutto si è acciuffato. Scusate. Sei arrivato l'infame. Voglio chiedere scusa per me. Signore, quello è troppo affetto, a volte mi fa sbagliare. Io vi chiedo scusa, scusate, ho sbagliato. Liborio? Liborio, chiedo scusa. Qui dentro c'è un amico tuo che ti deve parlare. Vuoi andare un momento? Cadenza, sarà amico mio? Sì, sì. Non lo conosco, però mi ha detto che ti deve parlare necessariamente. Avete pure la nostra unghia casa, qualsiasi cosa non faccio tu dici, dovrei essere fino a domicilio. Mi chiamo? Oliborio! Si sottano trambi. Io devo qualche video, faccio un servizio di corse fisse. Non ti preoccupare, rimane il lotto, sono in due quartiere tuoi. E tu dai sveglia, se no. Io me ne vado, qualsiasi cosa a disposizione. Buona giornata a tutti!